Gli attori che sono stati coinvolti in questa progettualità della domiciliarità 2.0 sono stati alcuni comuni afferenti al territorio del Distretto 3, l'URSS 9, e con la preziosa collaborazione di un'associazione, Mano nella Mano, con sede a Concamarise, che ha permesso l'attivazione di alcuni dispositivi messi in campo in questa progettualità. Ci siamo resi conto che per poter creare questa domiciliarità territoriale abbiamo bisogno di tutti, quindi di tutti gli attori del territorio, del comune, dell'ULS, degli enti del terzo settore e dei cittadini, che diventano veramente una risorsa estremamente importante. Ho seguito una signora anziana, Luciana, che era una signora autonoma che già andava in giro in bicicletta, socievole. Purtroppo ha avuto un brutto incidente e si è trovata, detto al fatto, essere non più così autonoma. È stata accolta da una signora, Anna Paola, che io conoscevo, ed è stata ospite da lei per diversi mesi. Siamo amiche da anni, praticamente. Ha avuto bisogno, perché ha avuto un incidente, viveva da sola. Non aveva una rete familiare, aveva una casa che non era adeguata alle condizioni con le quali è uscita dall'ospedale. Le serviva una mano, non c'era nessuno che era disponibile. E ho detto: guarda Luciana, se sei contenta, io vieni a casa mia, il posto c'è. Quanto tempo è? Un anno e mezzo, mi dico. Un anno a febbraio. Lei è stata diversi mesi insieme con questa famiglia e quindi, insomma, è un'esperienza molto particolare, non facile anche trovare delle disponibilità di questo tipo. Poveretta, se no lei cosa faceva? Le metteva la casa di riposo a quell'età lì e non è, secondo me non era giusto. Io sono stata contenta, mio marito anche, andiamo d'accordo. Ecco, ci facciamo compagnia. Andiamo via, andiamo a fuori, perché è sempre fuori in giro. Qualche volta facciamo supermercato, qualche volta. Ma non è che vaga tanto, perché dopo mi fa male. Mi fa male e devo stare un po' tranquilla. Mi ha aiutato a dare uno sguardo diverso a quelle che sono le risorse del territorio, le opportunità. Queste persone, la prima cosa che uno pensa è: oddio, devo fare una domanda per la casa di riposo, per una struttura, perché non riescono più a stare a casa da sole. Ma cambiando un attimo anche lo sguardo e il modo di vedere la comunità e il territorio, si scoprono che ci sono anche delle opportunità che magari non pensavamo. Loro si conoscevano, erano già amiche e in un certo senso, ecco, abbiamo portato alla luce questa risorsa. È molto utile e spero che ci sia altra gente che faccia questo servizio. Beata che guina, perché insomma non mi piace la. È bello, è un'esperienza molto molto bella.